questo aspetto ti danno qualche informazione, diciamo, anche più pratica e da certo punto di vista costruttiva. Non è lo scopo del corso di elettrotecnica, sarà poi affrontato nei corsi successivi questo, però qualche flash lo voglio dare anche per gli studenti del curriculum meccanico che magari queste cose poi non hanno occasione di vedere. Allora, l'oggetto fisico in questione, abbiamo detto, rappresenta una buona approssimazione del trasformatore ideale. Viene proprio fatto così materialmente, cioè un circuito magnetico su cui vengono avvolti due avvolgimenti. Oh, dal punto di vista costruttivo spesso si preferisce un'altra forma costruttiva, ma dal punto di vista funzionale è esattamente la stessa cosa. Vi faccio vedere adesso, posso cancellare, no? Questi passaggi. Invece di fare un circuito magnetico di quel tipo, spesso si fa un circuito magnetico differente, cosiddetto a mantello, in cui ci sono due finestre del circuito magnetico e gli avvolgimenti sono avvolti attorno alla colonna centrale. È facile rendersi conto che il funzionamento di questi due oggetti è esattamente lo stesso. Basta vedere il circuito analogo e rendersi conto che esso è esattamente lo stesso. Noi prima abbiamo studiato quell'oggetto con quel circuito analogo là, no? Abbiamo trovato tutto quello che abbiamo trovato, quindi il punto di partenza è stato quello. In questo caso qual è il circuito analogo? Beh, allora noi per ogni tratto dobbiamo dare la propria riluttanza, no? Come sappiamo, quindi abbiamo... questa è la riluttanza del pezzo dove ha avvolto N1, questa è la riluttanza del pezzo dove ha avvolto N2 e così gli altri, no? Beh, è chiaro che se io combino con serie paralleli queste riluttanze arrivo esattamente allo stesso identico circuito che è rappresentato lì, esattamente lo stesso identico, a patto di ridefinire la riluttanza complessiva. Quello che cambia chiaramente è la riluttanza complessiva nei due avvolgimenti, nei due circuiti magnetici, perché la topologia del circuito magnetico è differente. Ma il circuito analogo a cui arriviamo è esattamente lo stesso identico. Quindi tutte le considerazioni che noi abbiamo fatto su quella struttura lì sono esattamente replicabili su questa struttura là, a patto di cambiare la riluttanza sostanzialmente. Poi vedete, adesso è tutto perfettamente identico. Quindi anche il circuito equivalente, che non è questo, badate, questo è il circuito analogo, ma il circuito equivalente è esattamente lo stesso indipendentemente da quale sia la forma del circuito magnetico, diciamo, del materiale magnetico. Si preferisce questa costruzione del circuito magnetico semplicemente perché in questo modo migliora l'accoppiamento fra i due avvolgimenti, cioè è più facile soddisfare la condizione di accoppiamento perfetto. Perché? Allora, mentre qui il flusso parte da qua e arriva qui, immaginiamo che questo sia acceso e questo sia spento, no? Quindi deve attraversare tutto il circuito magnetico e in qualche modo il tubo di flusso può avere delle perdite, tra virgolette, in tutto questo tratto qui. Viceversa, qui i due avvolgimenti sono fisicamente molto più vicini e quindi è molto più facile garantire che ci sia accoppiamento perfetto tra questi due avvolgimenti. Anzi, spesso si fanno addirittura sovrapposti, interallacciati, se non ci sono problemi di isolamento. Quindi
sono fatti costruttivi, dettagli costruttivi che non inficiano minimamente il funzionamento dell'oggetto, che è esattamente lo stesso. Quindi poi nei corsi successivi vedrete trasformatori fatti con circuiti magnetici più complicati di quelli che abbiamo visto qui, ma il funzionamento è esattamente identico. Okay. Altra cosa che vale la pena di menzionare, lo faccio qui, va? Cancello qui, è l'utilizzo di trasformatori nei sistemi trifase. Questa è una cosa che, diciamo, vale la pena di menzionare. Quello che abbiamo fatto prima è un trasformatore, diciamo, monofase, nel senso che c'è un avvolgimento primario e un avvolgimento secondario. Immaginate di avere un avvolgimento trifase, un sistema trifase. Allora, quello che si fa è considerare dei trasformatori trifase, in quel caso, in cui invece di avere un primario ce ne stanno tre, invece di avere un secondario ce ne stanno tre, che sono i tre avvolgimenti delle tre fasi del sistema trifase. Si possono costruire i trasformatori trifase proprio come i trasformatori trifase, e li vedrete, diciamo, nei corsi successivi. Tuttavia il loro funzionamento è perfettamente identico dal punto di vista funzionale a tre trasformatori monofase opportunamente collegati. Che cosa voglio dire? Cioè, immaginate di avere questa situazione: faccio tre trasformatori uguali a quelli che ho fatto vedere prima, ok? Disegno piccoli per non complicare troppo il disegno. Questi sono tre nuclei magnetici esattamente uguali a quelli di sopra. Ho tre primari, immaginiamo che siano proprio uguali, lo stesso numero di spire, i circuiti magnetici perfettamente uguali, tutto identico, tutto replicato per tre, e tre secondari. Sempre tutto identico. Allora, che cosa faccio? Beh, immaginate di avere un sistema di fase al primario fatto da tre generatori di tensione stellare. Questo è il centro stellare dei generatori, ok? Ciascuno dei quali è collegato a un morsetto dei tre primari, così. Lo vedete? Questi tre poi li collego in questo modo. Quindi, se volete, ho preso i tre primari e li ho collegati a stella, facendo un centro stella dei tre primari qua. Lo vedete? Analogo discorso posso fare al secondario. Immaginate di avere tre impedenze da alimentare. Ciascuna delle quali sarà collegata all'avvolgimento secondario dei tre trasformatori. Anche qui posso collegare i tre secondari a stella, per esempio. Così, vedete? Faccio un centro stella qui. Riuscite a vedere il sistema così com'è? Quindi in questo modo io ho usato un trasformatore trifase fatto da tre trasformatori monofase per collegare un sistema trifase al primario da un sistema trifase con un sistema trifase al secondario. I trasformatori trifase hanno materialmente un unico circuito magnetico messo in comune, ma già l'unico circuito magnetico su cui si avvolgono tutti questi avvolgimenti. Ma il funzionamento è esattamente lo stesso che abbiamo visto, che stiamo vedendo qua, non cambia minimo. Magari domani vi porto a vedere, se riesco, dal laboratorio qualcuno di questi trasformatori. Oggi attraversa la strada con questi aggeggi che pesano un accidente, non era il caso, ma domani, se riesco, vi porto volentieri. Allora, la cosa importante che va notata è che noi abbiamo un sistema trifase al primario, un sistema trifase al secondario, messi in collegamento tramite questi trasformatori. Ma non c'è contatto elettrico fra primario e secondario. L'accoppiamento è con induzione elettromagnetica, quello del trasformatore che abbiamo studiato. Ma non c'è contatto elettrico fra primario e secondario. Cioè questo sistema trifase qua,
non sono elettricamente collegati, sono magneticamente accoppiati. Questo mi permette, diciamo così, di farli evolvere con una certa indipendenza l'uno dagli altri. Per esempio, io potrei avere un collegamento a stella primario e un collegamento a triangolo al secondario. Proprio perché non c'è questo collegamento, posso farlo. O viceversa, posso avere, questo è importante, mi fa piacere sottolinearlo, un sistema trifase senza neutro al primario, posso far comparire il neutro al secondario. A questo punto io ho questo centro stima, nessuno mi vieta di rendere disponibile questo centro stella con un filo neutro. Qui non c'è il filo neutro, qui c'è il filo neutro. Lo posso fare questo proprio perché non c'è collegamento elettrico fra l'uno e l'altro sistema trifase, a primario e secondario. Ecco come io faccio comparire il neutro a un certo punto del sistema elettrico. Vi ricordate, c'era questa cosa misteriosa per cui dicevamo fino a un certo punto il sistema è trifase senza neutro, poi quando devo fare la distribuzione ai singoli utenti devo far comparire il neutro per i motivi che discuteremo al tempo. Beh, come faccio? È proprio così. Ci metto un trasformatore che abbassa il livello di tensione. Immaginate, qui questo è il sistema di trasporto dell'energia elettrica, quindi alta tensione e bassa corrente, no? Per i motivi che discutemmo tanto tempo fa. Poi dobbiamo insegnare l'energia elettrica agli utilizzatori, abbassiamo la tensione per motivi di sicurezza, che adesso capiamo anche bene cosa vogliamo dire, però facciamo comparire contestualmente anche il filo neutro per garantire, come sappiamo, il fatto che anche in presenza di carichi squilibrati la tensione sia sempre quella desiderata, per tutte le cose che dicevo. Ecco come facciamo, grazie al trasformatore. Poi quindi, chiaramente, qui si apre un mondo sui trasformatori trifase, perché capite che sono oggetti che vanno studiati di per sé. Noi non lo facciamo, ripeto, perché non è questo l'obiettivo del corso, lo farete nei corsi successivi in cui questi oggetti saranno analizzati in un certo dettaglio. Però i principi ce li avete tutti quanti, cioè sapete come funzionano, come vanno studiati, come si collegano e così via. Ok? Va bene. A questo punto io direi... Fatemi vedere se... Sì, anche sui circuiti equivalenti, non voglio entrare nello specifico. Nei corsi successivi studierete dei circuiti equivalenti semplificati che possono rappresentare questi circuiti, questi oggetti in situazioni particolari. Lo lascio ai corsi successivi. Direi che a questo punto facciamo mai un esercizio adesso per chiudere questa lezione, giusto per rilassarci un po'. Quindi possiamo anche interrompere la registrazione.